E mi rivolgo a Paolo Maggioli, amministratore delegato della Maggioli, non a caso. La tecnologia, oltre a come dire, offrire nuove soluzioni, estende, allarga enormemente sia fette di mercato, sia le esigenze informative, formative, gestionali di supporto a delle amministrazioni locali con cui come dire, avete quotidianamente a che fare. Quali sono i filoni che lei giudica più interessanti in questa fase? Ma direi che buonasera a tutti intanto. E direi che in questa fase i filoni interessanti sono tutti quelli che riguardano la digitalizzazione. Penso che solo pochi anni fa sentire su un palco come questo un intervento del Presidente dell'Agenzia sulla sicurezza fosse una cosa impensabile, perché era un tema che probabilmente non apparteneva a questo mercato, sul quale non c'era probabilmente un'attenzione, non c'era una sensibilità. Invece nel giro di pochissimo tempo ci siamo accorti che quello è un tema a tutti gli effetti è attualissimo, è un tema sul quale, come in tutto il mondo delle aziende private, bisogna fare grande attenzione, è un tema che per il futuro sarà uno dei temi ed è una delle direttrici principali che vedranno protagoniste tutta l'azienda. Noi partiamo, la nostra è un'azienda che ha 100 anni di vita, noi partiamo dall'editoria, quindi dal sapere del mondo della pubblica amministrazione locale, siamo presenti sostanzialmente in tutti i comuni e dall'editoria il passaggio che abbiamo fatto è stato quello alla digitalizzazione. È stato un passaggio automatico perché naturalmente abbiamo seguito le necessità che c'erano negli enti. Oggi ci troviamo da una fase, passati da una fase normale, tra virgolette, che poteva essere quella fino a 2 anni fa, a una fase dove il ciclone PNRR ha messo un po' in discussione tutte quelle che erano le certezze, tutto quello che erano un po' gli standard di comportamento. E la cosa alla quale assistiamo è che c'è l'arrivo di fondi molto molto importanti sui quali tutte le amministrazioni, forse oltre le attese che c'erano, si sono mosse, hanno dato grande importanza. La nostra funzione in questo senso è quella proprio di affiancare le amministrazioni e fare in modo che davvero questi importi importanti possano andare, essere canalizzati su delle spese che portino, perché poi il vero tema credo sia quello trovarsi tra qualche anno nel poter dire come Paese se abbiamo approfittato in maniera positiva di questi fondi, di questi fondi molto importanti che non capiteranno probabilmente nei prossimi anni e quindi usciremo da quella fase lì come un Paese migliore, come un Paese che avrà migliorato i rapporti con i propri cittadini e quindi un Paese più coeso e più compatto. Quello credo sia un po' il punto importante. È chiaro che sotto questo punto di vista la trasformazione al cloud è un grande driver di miglioramento. Questo è che lo sforzo che ci vede uniti alle amministrazioni locali e al governo centrale, un po' proprio come facilitatori di questo percorso.